Leonor Bekoff, di cui ti parlo ogni sabato, mi è venuta l'ispirazione di proporti una ciambella brioche. E, gli ingredienti che ci occorrono sono 200 g di farina zero, 200 g di farina di riso, un uovo, un tuorlo, una bustina di lievito di birra, io utilizzo quello Mastrofornaio Pane Angeli, 80 g di zucchero di canna, 180 ml di latte tiepido, 60 ml di olio di semi, un cucchiaino di miele, aroma a piacere, io sto utilizzando quello all'arancia, un cucchiaio di crema alle nocciole, più cubi per decorare, un cucchiaino raso di sale, frutta candita più pasta di mandorle verde oppure pasta di zucchero verde, quindi colorata, che servirà per la decorazione, più ciliegie candite. Prima cosa che faccio è quella di andare a sciogliere il lievito all'interno del latte tiepido con un cucchiaino di miele che serve per attivare la lievitazione. Diamo una mescolatina e spostiamo il tutto all'interno della ciotola della planetaria. Con l'olio, la farina, le farine, lo zucchero, che nel mentre mi è caduto ha fatto un disastro, le uova ed andiamo ad impastare con il gancio alla minima velocità della planetaria per almeno 15 minuti. L'impasto deve risultare ben incordato e deve formare la massa glutinica, che è quella massa che dona al glutine proprietà plastiche, che permette quindi di lavorarla in un secondo tempo e favorisce di conseguenza una migliore lievitazione. Quando noterai in fase di lavorazione che il panetto è incordato al gancio e risulterà ben lucido, puoi aggiungere il sale, che va inserito all'ultimo perché impedisce la lievitazione. E quindi non si deve mai metterlo a contatto con il lievito. Adesso che abbiamo il panetto ben incordato, lo andiamo a dividere a metà. In una parte andiamo ad inserire la crema alle nocciole. Qui ci mettiamo quindi un cucchiaio di crema alle nocciole lo riandiamo ad impastare nuovamente per pochi minuti fino a che non si sarà ben amalgamato. Lavoriamo invece l'altra parte del panetto effettuando delle pieghe, dopodiché l'appiattiamo leggermente con il palmo della mano ed al centro mettiamo la frutta candita tagliata a pezzettini. Ti ricordo che in entrambe le parti puoi aggiungere il ripieno che preferisci e personalizzare quindi la ghirlanda secondo i tuoi gusti, con ad esempio gocce di cioccolato, marmellata, frutta secca tritata, eccetera. Di solito queste operazioni si fanno dopo, ma io lo faccio prima perché ho notato che mettendo gli ingredienti dopo che il panetto lievita, si ha difficoltà nella lievitazione, appunto, non lievita più. Quindi adesso io faccio una sorta di treccia. Non ti preoccupare se viene piccolina, tanto poi adesso lieviterà. Io la vado a mettere all'interno di uno stampo da ciambella imburrato ed infarinato. Lo allunghiamo un pochettino, copriamo con carta forno e con asciugamani. E lasciamo lievitare nel forno spento per almeno 3-4 ore, insomma, deve triplicare di volume. Ed ecco il momento che preferisco in questo tipo di preparazioni, cioè scoprire come è venuto il lievitato e quindi quanto è cresciuto. Guarda che meraviglia che è bellissimo.
Adesso lo andiamo a spennellare con un tuorlo mescolato con un po' di latte. E adesso cuociamo nel forno preriscaldato a 180 gradi per 35 minuti. All'interno del forno c'è un pentolino con dell'acqua per mantenere il giusto grado di umidità all'interno del forno. Sfornato il nostro brioche che si presenta in questo modo, guarda che bello, dobbiamo renderlo natalizio. E se ti ricordi, all'inizio avevo detto che ci serviva la pasta di mandorle verde oppure la pasta di zucchero verde. Quindi la andiamo a stendere con l'aiuto di un mattarello. Mentre si cuoceva, si è sprigionato un profumino di panificio che non ti dico. Ed un consiglio, se noti che la superficie della ciambella si tende a sbruciacchiare, da me stava succedendo questo, metti sopra un foglio di carta stagnola. Andiamo a ricreare delle foglie di agrifoglio. Mi sono disegnata su un pezzo di carta la fogliolina di agrifoglio e con un coltello mi vado a disegnarla sulla pasta di mandorle. In questo modo mi verranno tutte uguali. Dopodiché andiamo a fare un'incisione che ricrea appunto la foglia. Adesso, siccome è Natale, non c'è limite alla golosità, ho riempito una penna con la crema alle nocciole che abbiamo inserito anche nel ripieno. Quindi adesso vado a fare un motivo a zigzag. Anche se non sei preciso, come nel mio caso, non ci fa niente. Andiamo a mettere le foglioline con le ciliegie, se no, che agrifoglio sarebbe? Tagliamo e vediamo quanto è morbida. Ti ricordo che sul canale trovi altre ricette di pan brioche. Troverai il link in alto nelle schede. Ma assaggiamo questa golosità, guarda, è una spugna. Cioè, è incredibile. Vediamo. Buonissimo. Con un bel bicchiere di latte è la fine del mondo. Puoi abbondare anche con la crema alle nocciole al di sopra e provala perché ne vale realmente la pena. Fammi sapere cosa ne pensi, condividi la ricetta sui tuoi social e naturalmente ed ovviamente iscriviti se ancora non l'hai fatto.